Ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un altro profumo spettacolarmente buono che mi ha accompagnato davvero per un sacco di anni. Adesso lo avevo messo in stand by in realtà, poi però pulendo un po' la mia collezione mi è ricapitato tra le mani, l'ho sentito e ho detto no, adesso devo parlare assolutamente di Allure di Chanel Eau de Parfum. Il tappo non appartiene al packaging di Allure, purtroppo il mio cane gentilmente mi ha fatto cadere la boccettina e mi ha addentato il tappo e quindi addio. L'Eau de Parfum si trova con un tappo sul rosso satinato. Un profumo innanzitutto del 1999, dal naso che tutti noi conosciamo, Jacques Polge, che è il naso più importante che lavora da Chanel, ed è un profumo che io definisco proprio degli anni 2000, è sempre un grandissimo classico. Vi dico un po' le note indicativamente, giusto per farci un'idea di cosa stiamo parlando. In apertura abbiamo il bergamotto, il mandarino e la pesca, quindi tutti frutti molto molto dolci, sicuramente agrumati, e quello che sento maggiormente in questo profumo è la pesca, dolcissima quindi l'apertura. Continuiamo con il cedro e la vaniglia, per poi passare ai fiori, quindi la rosa e il gelsomino più fresco, la magnolia, la peonia, quindi super super freschi come fiori, molto molto sbarazzini, gioiosi come fiori, per poi finire con il fiore d'arancio, il loto e il vetiver. È una combinazione fenomenale secondo me, perché è un profumo inconfondibile, molto rassicurante, avvolgente, molto caldo, però nello stesso tempo è un profumo fresco. Ovviamente fa parte della famiglia orientale vanigliata, perché nel dry down si sente tantissimo il vetiver e la vaniglia. La parola stessa in realtà descrive un po' il profumo, allure, quindi la sofisticatezza, la classe, è tutta racchiusa in questo profumo. Altra protagonista, secondo me, di questa fragranza è la pesca. La pesca si sente tantissimo all'inizio, quindi immaginatevi proprio una pesca matura, accompagnata comunque dalla peonia, quindi non è una pesca troppo stucchevole. La peonia dà subito quel tocco di freschezza che si cerca in un Chanel, e quindi quando si indossa questo profumo si sente proprio tutta la parte fruttata iniziale. Poi il dry down, come vi dicevo prima, è condizionato tantissimo dalla vaniglia, dal vetiver, ma non viene mai abbandonato da un terzo ingrediente che sono i fiori d'arancio. Ecco, io trovo molto pescato questo profumo e nello stesso tempo molto aranciato. Dà un senso proprio di sicurezza, è un allure che è sofisticatissimo, proprio in stile Chanel, e la bellezza è che dura un casino, quindi la sua persistenza è veramente eccellente, su di me 12 ore le fa tutte e sui vestiti dura dei giorni. Il suo sillage è mega galattico, davvero, tutte le persone che io incontro mi chiedono spesso se è allure o comunque qual è il profumo che io stia indossando. Ed è un profumo che davvero non stanca, perché è molto poliedrico. Infatti nel 99 Jacques Polge aveva mandato a tutti una sfida di stravolgere un po' la piramide olfattiva triangolare e di farla un po' più complessa. Infatti non è un profumo monocorde, è un profumo che evolve continuamente, non si fa in tempo davvero, ragazzi, a riconoscere una nota, ad esempio molto sfuggente come il gelsomino, che passa subito a un'altra fragranza. Il fatto che voi lo sentiate al mattino in un modo, alla sera viene percepito in un altro, ma non è la classica piramide come vi dicevo prima, è proprio uno stravolgimento di tutta la piramide in cui si dà spazio a tutti gli ingredienti. Però lui davvero rimane sempre uno di quei profumi che quando dovete andare ad un evento importante, piuttosto che a un incontro, piuttosto anche solo avete voglia di un profumo pescato ambrato, raffinato, quindi non stucchevole, non troppo fruttato, ma nello stesso tempo in cui si sente la pesca, si sente tutta una scia super poliedrica di frutti, di fiori, come può essere anche la peonia con la magnolia che è spaziale come connubio, Allure Eau de Parfum è stratosferico. So che c'è anche la versione Eau de Parfum Sensuel. La differenza secondo me tra Allure e Allure Sensuel è che Allure Sensuel è più pepato, infatti all'inizio della piramide c'è il pepe rosa che non a tutti piace, ad esempio a me piace moltissimo, quindi dovrò andare a comprarlo. Invece in questo Allure è
più lineare come profumo, meno spigoloso, ecco. Invece l'Urson Swell dà quel senso un po' di... può dare anche fastidio se uno non ama quelle note lì. Invece l'Urson Swell, anche se dovete fare un regalo a una donna, io lo vedo benissimo perché è un po' un passepartout. Ragazzi, anche per oggi il video è terminato. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, let's talk about!